Direttore Schael, oggi una conferenza tecnica in comune, si è stabilita qual è la competenza per la progettazione dell'ospedale e delle opere infrastrutturali? Si è convenuto che il progetto di fattibilità delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria lo fa lo stesso l'ASL, poi chiaramente portiamo avanti il progetto di fattibilità rafforzato per l'edificazione dell'ospedale stesso, e una volta avuto lo studio di fattibilità per l'urbanizzazione si cercherà le fonti di finanziamento per realizzarli. E quali sono i prossimi passi? E creare questi due studi di fattibilità, chiaramente sicuramente quello dell'ospedale come edificio sarà una gara da fare con l'ARIC regionale, quello dell'urbanizzazione probabilmente riusciamo a affidarlo, visto che è un piccolo progetto per via diretta. Per quanto riguarda le tempistiche di queste due progettualità? E stiamo parlando di mesi, perché chiaramente anche il Ministero ci dà delle tempistiche per non rischiare che il finanziamento vada in decreazione, che perdiamo il finanziamento perché non abbiamo avuto l'inerzia necessaria. Sindaco Menna, oggi una conferenza tecnica in comune per parlare insieme alla ASL del nuovo ospedale. È stato fatto un passo avanti concreto in questo senso? Ci saranno altre riunioni sicuramente, si arriverà con maggiori dati, progetti, schede tecniche, insomma tutto quello che serve per programmare quanto prima quest'opera attesa da anni, e mi auguro che non sia solamente un proclama, non sia solamente uno slogan, ma diventi realtà. Siamo pronti come comune, è pronto il comune di San Salvo, sono pronti i comuni del territorio per dare supporto manforte affinché ci sia questo giacimento sanitario al confine col Molise. Un punto importante su cui vi siete confrontati riguarda le opere urbanistiche. Qual è la posizione dei comuni o del suo comune? Abbiamo letto le norme, naturalmente la progettazione spetta a chi presenta l'opera per norma di legge, le risorse se ci sono è bene, se non ci dovessero essere, come comuni, tanti comuni del Vastese, andremo a bussare a tutte le porte possibili e immaginabili affinché quelle opere si possano realizzare, ma già è utile la riunione che si farà con ANAS, con Enel, con le società del gas, con Sasi, per capire se c'è programmazione in essere, se c'è PNRR in essere, insomma tutto quello che serve per aprire quanto prima un presidio sanitario utile naturalmente a un grande territorio. Sindaco De Nicolis, per quanto riguarda il comune di San Salvo, la riunione di oggi sul nuovo ospedale, che cosa ha portato come passo concreto? Ma intanto era importante fare questo momento di condivisione, di sintesi, quindi noi ci siamo in qualche maniera fatti da portatori di questa necessità di riunirci, di evitare sterili polemiche su un argomento che è troppo importante per poterci dividere, per cui i territori devono sicuramente fare squadra e insieme portare l'obiettivo a casa. Vasto e San Salvo hanno già tanto in comune, una stazione è una di queste infrastrutture, è importante avere anche un ospedale che sia a confine, che possa essere insomma a servizio di tutto il territorio, compreso anche la regione limitrofa.